Peccato Christian per quel gol mancato nel finale. Vogliamo un attimo raccontare cosa è successo? Ho tirato a botte sicura sul secondo palo, convinto di far gol, poi portiere me l'ha parata. È stato errore mio e anche bravo lui, però dai, speriamo di farci subito sabato. Avresti potuto bagnare l'esordio in maglia biancazzurra con un gol, però il tuo approccio alla gara è stato sicuramente positivo. No, sono contento per la prestazione, però diciamo che mi è rimasto un grosso rammarico per il gol. Però dai, sono contento perché è una vittoria importante, che non arrivava già da due partite, e quindi sono davvero contento per la squadra. Cristian Bonino è un attaccante un po' diverso per caratteristiche da pettinari, tu sei più propenso a cercare la profondità e si è visto proprio in occasione della tua azione che ti ha visto concludere davanti a Radunovic. Sì, diciamo che le mie caratteristiche sono più quelle magari di cercare lo spazio in profondità, sono sempre stato propenso magari a quel tipo di gioco, quindi magari col calcio di Zeman riesco ad ambientarmi anche meglio. Oggi una vittoria importante, anche il pubblico, seppur non numerosissimo, vi ha dato una grande mano questo pomeriggio. No, beh, il pubblico bisogna che ringraziarlo, comunque arriviamo da un momento un po' difficile e è stato bello comunque che ci hanno accolti calorosamente, quindi ringrazio chi c'era e anche chi l'ha vista da casa. Ora ci sarà questa trasferta di Chiavari con la Virtus Entella, i tifosi si aspettano il bis e soprattutto una vittoria lontano dall'Adriatico che manca da tante troppe settimane. Noi sicuramente andremo per cercare la vittoria, poi sono convinto che se riusciremo a esprimere il calcio come l'abbiamo espresso oggi riusciremo a portare a casa dei punti importanti. L'ultima, Cristian, cosa ti aspetti da questa seconda parte di stagione in maglia biancazzurra con il Pescara? A livello personale ovviamente. A livello personale spero di fare più gol possibile, diciamo che alla fine io sono attaccante quindi contano i gol, quindi spero di fare più gol possibile e togliermi soddisfazioni personali, mentre di squadra sono convinto che speriamo di arrivare il più in alto possibile perché abbiamo le qualità per farlo. Puntate ai playoff ovviamente. Sicuramente tutti vogliono fare i playoff, quindi sì, però abbiamo le qualità per farlo, poi penso che abbiamo ancora molto da esprimere delle qualità che abbiamo, perché ci sono molti giovani, comunque bravi di qualità, e sono convinto che potremo far davvero bene, anche perché mancano ancora 16-17 giornate di campionato, quindi sono tante partite.